Un'altra ottima performance per la trasmissione di Italia 1, ma non basta per vincere la sfida dell'Auditel anche questa settimana è la fiction La strada di casa, in onda su Rai 1, ad aggiudicarsi la vittoria degli ascolti TV della prima serata del martedì. Da segnalare anche il boom delle Iene. Il programma di Italia 1 è costantemente sotto i riflettori dopo il malore subito da Nadia Tuffa sabato scorso. Sembra che la popolare conduttrice stia meglio, anche alla luce delle parole pronunciate da Ilaria Blasi nel corso della puntata trasmessa ieri sera insieme a Teo Mammucari e la Jalappa S Band. Si è difesa bene anche la partita di Champions League su Canale 5, dove è stata trasmessa Roma-Karabag, con la squadra di Eusebio Di Francesco, che si è qualificata per gli ottavi di finale ai numeri dell'Auditel del 5 dicembre. La sfida degli ascolti TV è stata vinta da Rai 1, che ha trasmesso la quarta puntata della fiction La strada di casa, raccogliendo oltre 5,7 milioni di telespettatori ed uno share del 24,73%. Battuta la rivale Canale 5 e la partita di Champions League Roma-Karabag, fermatasi a 3,8 milioni, pari al 14,65% di share. Il terzo programma più guardato nella prima serata di ieri è stato Le Iene, con la conduzione di Ilaria Blasi, reduce dallo straripante successo della finale del Grande Fratello VIP appena un giorno prima. La trasmissione di Italia 1 è totalizzato poco meno di 2,5 milioni di telespettatori, prendendosi il 12,7% di share, soltanto 2 punti in meno rispetto al match di Champions in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset più indietro tutti gli altri, a partire dal film Non stati in onda su Rai 2, che ha raggiunto un pubblico pari a 1,3 milioni, per il 5,3% di share. In quinta posizione di martedì, l'approfondimento politico condotto dal giornalista Giovanni Floris su LA7, ex Ballarò, che con 1 milione di telespettatori, 4,88% di share, supera la trasmissione rivale Carta Bianca su Rai 3, alla cui conduzione per la seconda stagione consecutiva c'è Bianca Berlinguer. Posizione Tasi in ultima posizione con 844.000 spettatori ed uno share del 3,84%. Il boom di ascolti delle Iene su Italia 1 è facilmente spiegabile per quanto accaduto nei giorni scorsi alla conduttrice di punta della trasmissione, anche se occorre sottolineare che il programma abbia sempre fatto ottimi ascolti in questa fortunata stagione, raggiungendo quasi sempre punte superiori al 10% di share. Le ultime notizie sulle condizioni di salute